socio di Azione Cattolica coltiva la propria dimensione di interiorità, dove la parola interiorità vuol dire la propria dimensione spirituale, il proprio rapporto con Dio. È un elemento essenziale della formazione personale. Non puoi donare agli altri ciò che tu non hai. La dimensione spirituale si coltiva a livello personale e a livello comunitario. Si coltiva a livello personale, attraverso la preghiera personale che un socio di Azione Cattolica dovrebbe fare ogni giorno. E poi c'è la dimensione comunitaria. Un socio di Azione Cattolica fa parte di una comunità cristiana. La comunità cristiana è la sua parrocchia. E in parrocchia ci sono dei momenti comuni di preghiera. Il più importante di questi è la messa della domenica, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Un socio di Azione Cattolica partecipa alla messa e possibilmente alla messa nella propria parrocchia. Sia che sei un ragazzino dell'ACR, un giovanissimo, un giovane, un adulto, un adultissimo, ricordati di curare sempre la dimensione spirituale della tua persona, il tuo rapporto con Dio. Da lì ti arriva la forza per essere anzitutto una persona umana e poi per essere un cristiano e per essere un testimone di Gesù, in particolare un testimone di Gesù all'interno della tua comunità parrocchiale, della società civile, come all'interno dell'associazione di Azione Cattolica della tua parrocchia. È lì che ciò che hai interiorizzato potrai donarlo agli altri.